E uno degli ospiti mi è particolarmente caro per vari motivi, perché mi ha fatto passare delle giornate più liete con i film nei quali l'ho visto, con gli spettacoli teatrali, con tutto quello che rappresenta poi di fiorentinità portata sullo schermo, sul palcoscenico di un teatro, con uno humor diciamo molto anglosassone, che però poi è anche lo humor fiorentino. E che ha portato anche in molti film scritti da Benvenuti e De Bernardi. Io ricordo solo i film di Monicelli, quelli conosciutissimi, Speriamo che sia femmina, o Cari fottutissimi amici, o tutto quello che poi ha portato lui con questa quasi glaciale ironia che invece era piena di anima. E allora non parlo più a lungo e vorrei introdurre Paolo Hendel qui con noi. E tra l'altro è il primo fiorentino di una serata molto fiorentina. Che cose belle che hai detto, grazie. 5 euro, grazie, di quelli nuovi. Ma lo rendi subito? No. Grazie, ha detto cose bellissime, grazie. No, veramente sono stato sempre... Buonasera a tutti, buonasera. Giovanni Bocani. Come tutti, sì, l'urologo del regista. Ma qui da vicino sei quasi normale, da lì sembri... Il bravo anziano. No, c'avevi il naso rosso e dicevo, che hai fatto, hai bevuto? Ho preso il sole mentre scrivevo un articolo questo pomeriggio. Vuoi fare andare all'indietro per vedere? No, se... questi Vespasiani saranno troppo alti. io avrei anche. Dai, seriamente. Bene. Allora, dopo le varie chiacchiere sulla prostata, su sì, Neri, no, perché e poi... aspettando questa bella serata si parlava con Neri Parenti dei problemi di noi ragazzi del 99, quelli. La prostata. Poterla... Sì. E... Che vuoi? Io. Io so che tu potresti parlare tanto dal punto di vista professionale di questi due grandissimi professionisti, però insomma qui siamo un po' tra amici, l'aspetto umano è ancora più importante di quello legato al cinema, poi vedremo un bellissimo montaggio. Più facile per me parlare di quell'aspetto. E quindi mi chiedo e ti chiedo se hai voglia di sì. Darci un ricordo tuo. La ringrazio molto di questa sua gentile. C'è un dentio qui dietro. Pace Panzeri Pilat. Approfittiamo e vaffanculo. Le musiche composte allora, dal maestro. Io, chi è che suona poi? No, senza musica. Io 6-7 minuti, ho bisogno di questo, non di più. Ho scritto un pensierino su Leo, Piero e Mario. E ho pensato, ne parlavo prima con Neri Parenti, imparare la memoria, anche se sono 5 minuti, a una certa età non è facile. Quindi preferisco leggervelo, così magari dico meno bischerate, e faccio prima. Un pensierino. Quando Leo Benvenuti, Piero De Bernardi e Mario Monicelli, nell'ordine, se ne sono andati all'altro mondo, è stato detto grave perdita per il cinema, giusto. Però, ad essere sincero, a me... mi interessa poco della perdita per il cinema. Anche perché Leo, Piero e Mario, i loro capolavori nel cinema, li hanno fatti. Cosa gli volevi chiedere di più? Non mi manca un nuovo film di Leo, di Piero o di Mario, mi mancano loro, per come erano. Potevo anche non vederli, ma mi piaceva sapere che al mondo c'erano. Quando a volte ci si vedeva a cena, non li ho mai sentiti parlare del film a cui stavano lavorando, come spesso invece accade a molti che non vedono altro che il proprio ambito di lavoro, per quanto possa essere interessante. Con Piero, Leo e Mario sembrava quasi fosse maleducazione parlare di lavoro a tavola. Che si faceva? Si cazzeggiava, come diceva prima l'amico. Mi ricordo una delle prime cene assieme a loro, io venuto da Firenze, dalla campagna fiorentina, quindi timido, imbarazzato. Non sapevo bene come comportarmi, cioè, facevamo questa cena in un ristorante romano, una bella tavolata di uomini e donne, e mi preoccupavo un po' di cosa dire, di cosa poter, su cosa, fino a che punto, fino a quanto potevo spingermi a far battute. A un certo punto Leo Benvenuti si alza dalla sedia a voce alta, rivolta a tutti, fa: io vo a letto, tanto ho belle visto che stasera non si tromba. E esce. Cominciai a capire che mi trovavo nel posto giusto e che tutti i problemi che mi ero fatto erano superati. Altra cena, sempre con belle e garbate signore insieme a noi, e un gruppo, mi ricordo, di giovani registi che guardavano Mario Monicelli giustamente come si guarda la Madonna.
desiderosi ardentemente di chiedergli qualcosa sul suo lavoro, e lui Mario, rivolto ai maschi presenti, che fa: ma a voi vi capita mai che vi si storca la cappella? Questo era un po', perché lo capisco che uno pensa, ma questa gente che ha fatto la storia del cinema nelle cene avrà parlato di cinema, no? Non so, Bergman, la Nouvelle Vague, qualcosa, Kurosawa, l'ispirazione che l'ha portato. No, ecco, era questo il gioco, ed è questo che mi manca. Potete immaginarvi la mia gioia, avevo trovato dei fratelli, dei compagni di gioco, e tutti tra l'altro più anziani di me, il che mi dava una bellissima speranza. Nella vita si può cazzeggiare fino alla fine senza problemi di età. Per me era una meraviglia. Questo mi manca, poter telefonare ogni tanto a Piero e al suo sì rispondere: Piera! E lui di là: Paola! Si accontentava di queste cose, per non parlare delle belle serate passate insieme a giocare all'acrostico e al vocabolario, divertendosi come dei bambini, lo sanno qui Antonio e tutti gli amici, Isabella, Chiara. Cos'era il vocabolario? Il gioco del vocabolario lo dico per quegli ignoranti che ancora non lo conoscete. Lo conosci? E come no? Certo, perché questa persona è istruita. Consiste nel trovare sul dizionario una parola di cui nessuno sappia il significato, e ce ne sono più di quanto ci si possa immaginare, molti di più. Dopodiché ognuno se ne deve inventare uno di significati, scrivendolo segretamente su di un foglietto con una terminologia da definizione da vocabolario, no? Poi si vota la definizione più convincente. Spesso e volentieri, quale che fosse la parola scelta, Mario Monicelli scriveva la sua definizione preferita: stufato di manzo cotto nella topa. Era questo, era questo. Poi usciva fuori il filmone, meraviglia, ma io con loro mica parlavo di cinema, mi trovavo su questo, mi divertivo a stare insieme così e a giocare come dei bambini. Era questo il discorso, e era chiaro che allo stufato di manzo cotto nella tutti capivano, nessuno la votava, infatti perdeva sempre Mario, capivamo che era lui, ma si rideva. Dice, veniamo alla parte seria, ma tu come attore di cinema cosa hai imparato da Piero De Bernardi, Leo Benvenuti e Mario Monicelli? Francamente poco, ma poco, e mi dispiace, anche perché come attore di cinema io con loro ho fatto poco, e poco in assoluto. Uno degli ultimi film l'ho fatto con Neri Parenti, amici miei, come tutto ebbe inizio, e mi ha stroncato la carriera come conclusione finale. Ma non me ne importava nulla di questo, perché non era l'aspetto che mi faceva sentire bene con loro. L'insegnamento per me è stato un insegnamento, se vogliamo, di vita, che è ben più importante. Ammesso poi che io questo insegnamento lo abbia assimilato, questo è da vedere. Mario diceva spesso: la vita è un balocco, e come tale va presa, senza dare importanza alle cose che non ne hanno, senza prendersi mai troppo sul serio. Il che non vuol dire vivere la vita con superficialità, no, vuol dire vivere la vita con la giusta leggerezza. E se la vita è un balocco, diceva Mario, il cinema è il balocco dei balocchi. Mai ho visto Piero, Leo e Mario assumere un qualche atteggiamento, darsi una qualche importanza, mai. Mario, a chi lo chiamava maestro, diceva subito: ma che maestro, che siamo ad elementari? Noi siamo, diceva Mario, solo dei bravi artigiani. Il cinema è lavoro di gruppo. Quando il gruppo funziona, quando ciascuno fa bene la sua parte, si hanno i risultati giusti. Dopo, a 90 anni e passa, guardandosi dietro e riflettendo sulla brevità dell'esistenza umana, alla vita è un balocco, Mario ha sostituito un'altra sua massima: la vita è un dépliant, a sottolinearne la brevità, e accompagnava questa massima con una efficace e quanto semplice gestualità. Il dépliant, lo guardi, pum, finito. Chissà, forse proprio perché a un certo punto Mario ha visto che per lui la vita non era più un balocco, e ha deciso di abbandonare il gioco e di andarsene con un gesto estremo. Piero De Bernardi nella sua vita, Piero qui di Prato, di tragedie ne ha vissute, e non poche, come sa bene Isabella, sua figlia, la perdita della moglie di Piero, poi della figlia maggiore, la sua tremenda malattia alla fine, ma quella ironia, quella amara ironia, quella autoironia
non l'ha mai persa. Negli ultimi anni, prima della malattia, si era fidanzato Piero e eravamo noi amici tutti contenti di questo. Parlando della sua molto più giovane fidanzata, quasi a scusarsi, mi diceva incredulo: e mi ama. Come a dire, e che ci posso fare? A dir di no è maleducazione. Immediatamente sotto l'ironia, immediatamente sotto la straordinaria asciuttezza di tutti loro e i loro modi a volte anche bruschi, c'era una grande, straordinaria umanità, ma senza fronzoli, senza compiacimenti di sorta, la tenevano nascosta per pudore. Dopo poco che ero a Roma e ho finito, Mario mi portò alle loro riunioni di sceneggiatura. Ti rendi conto per me cosa non era? A casa di Suso Cecchi d'Amico, con Leo, Piero e a volte Mario stesso. Capii in seguito, dopo, che loro si aspettavano lì qualcosa da me, ovviamente. Si aspettavano che dessi un contributo, che ogni tanto dicessi la mia. Ma non dissi mai nulla. Li osservavo come un innamorato e mi piaceva vederli all'opera, sentirli ragionare, sentire questi cervelli che giravano, aprire strade, chiuderle, proporre ipotesi diverse, ragionarne insieme. A un dato momento Suso portava un vassoino con il tè, le tazzine e i biscotti, gli Osvego, biscotti della premiata ditta Gentilini, spazio pubblicità. Era buffo, tenero, vedere un omone come Leo seduto sul divano con la tazzina a fiori in una mano e nell'altra il biscottino Svego da inzuppare nel tè. Da quegli incontri, sì, qualcosa ho imparato. La primissima cosa che ho imparato è che Suso Cecchi d'Amico, nonostante il nome, era una sola persona e di sesso femminile. Non lo sapevo. Suso Cecchi d'Amico pensavano fosse... Almeno tre. Uomini. Nonostante il nome era così. Mentre invece Age e Scarpelli erano in due di sesso maschile. Perché Age Scarpelli pensavo fosse... Come Otto e Barnelli. Otto e Barnelli. E non era uno solo anche lui? Era uno solo anche erano lui. Erano due. Poi ho imparato l'importanza, come facevano loro, di dividere... Neri riderà di questo perché sono cose elementari e lui le sa bene, di dividere la sceneggiatura in blocchi, no? E affidare a ciascuno la scrittura delle parti che più gli si addicono, in quel caso lì i dialoghi d'amore a Suso, per esempio. E infine ho imparato che più che per le storie e gli intrecci io probabilmente sono forte nei dialoghi, solo che ai dialoghi non ci sono arrivato, perché loro, visto che non dicevo mai nulla, a un certo punto smisero di chiamarmi alle riunioni di sceneggiatura e fecero proprio bene. Paolo Endre, è il più bel pezzo di teatro degli ultimi anni tuoi. Guarda, vorrei avere Giovanni questo Bocelli. Foglio, vorrei vado veramente avere... Vado a rendere il microfono, sennò... Perché ce ne abbiamo due soli. No, c'è una cosa per te intanto. Ah, grazie, ma ora sono sposato, comunque grazie. Grazie, molto bene, grazie. La devo leggere anche la motivazione. A Paolo Endel, tributo a Leo Benvenuti e Piero De Bernardi. Il bello della zingarata è proprio questo: la libertà, l'estro, il desiderio, come l'amore. Nasce quando nasce e quando non c'è più è inutile insistere. Non c'è più. Giorgio Perozzi, Philippe Noiret, Da amici miei di Mario Monicelli. Prato, Castello dell'Imperatore, 14-15 giugno 2013. Bellissimo. Ah, grazie. Oh, grazie a Paolo Endel che è stato straordinario. Vorrei. Non posso baciarti. C'è un amico tuo che potremmo. Ah, c'era.